No. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Allora, oggi iniziamo una rubrica perché tra i buoni propositi, no, per il nuovo anno 2023 ho un po' pensato anche a proporvi, mamma mia, questi ciuffi che poi, cioè nella vita così vanno bene, ma in video sembrano mi fanno effetto pazzoide. Comunque, ho un po' pensato a che tipologia di video potrei portare, eccetera. Allora, ci sono delle ragazze che seguo con tanto affetto, in primis sicuramente la Antonella Paglino, ma hanno iniziato a farlo anche la Mati, Matilde Baldi, Francesca, My Beauty Room. Aspettate che controllo, perché la Fra ha cambiato il nome del suo canale da poco e sono contenta perché per lei questo è stato un cambiamento importante e nulla, quindi vi dico, ecco, esattamente The Beauty Room, sì, esatto. Quindi ti mando un bacio, Fra, se stai guardando questo video. Magari vi lascio anche il link diretto al suo canale giù in info box, così se siete curiose potete andare a seguirla. È una ragazza molto appassionata e molto brava, realizza dei trucchi che incontrano molto il mio gusto. E nulla, insomma, tutte loro e poi sicuramente tante altre ogni mese fanno una beauty bag. Io l'anno scorso un po' ho iniziato a farla, ma la cambiavo così, quando mi andava, quando mi garbava, diciamo a cadenza stagionale. Allora, sicuramente la beauty bag è qualcosa di molto utile, al di là del format, ma molto utile per due motivi. Uno, per chi come me al mattino si sveglia molto presto, lavora lontano da casa, ha poco tempo da dedicare al make-up, avere tutti i prodotti concentrati in un'unica bag per fare un make-up completo è davvero un aiuto incredibile. E in secondo luogo, per chi come me ha tanti prodotti, è un modo per cambiare saltuariamente i prodotti in uso e far girare un po' tutto ciò che si ha, riscoprendo quei vecchi amori che magari teniamo nascosti nei nostri cassetti da troppo tempo. L'ho trovata una bella idea, non vi assicuro di farlo a cadenza mensile, ad esempio, vedete, già adesso vi parlerò di 2 mesi, perché a volte un mese vola, è davvero poco, e quindi sarà cadenza mensile, bimestrale, dipenderà un po', non vi assicuro nulla, ma ho pensato di farvi vedere la bag anziché inizio mese, a fine mese, quindi quei prodotti che mi hanno accompagnato in questo caso a gennaio e febbraio, in modo da tenervi compagnia, mostrarvi i prodotti che ho usato nella quotidianità, ma al contempo recensirveli anche, cioè dopo tanto tempo che non li usavo, sono ancora vecchi amori? Sono prodotti che ormai a distanza di tempo non fanno più per me. E se ho inserito nella bag delle novità, cosa ne penso? Quindi fatemi sapere se questa cosa vi piace. Oltre però al make-up, vorrei farvi vedere anche quei prodotti che ho scoperto e riscoperto durante il mese per quanto riguarda altre categorie, cioè quei prodotti che davvero mi hanno emozionata, davvero mi hanno colpita, quei prodotti che consiglierei alle mie più care amiche. Quindi, bando alle ciance, partiamo subito. Fatemi fare ancora una brevissima premessa, perché so che magari poi me lo chiederete e sapete che io sono una scarpa e non mi ricordo neanche di scriverli giù in info box. Questo, cercate di capirmi, non è il mio lavoro e ho poco tempo da dedicare a YouTube. Se mi devo mettere anche a scrivere tutto ciò che indosso per fare un video ci metterei una settimana, quindi portate pazienza, ve lo dico a voce così velocemente se siete interessate. Per la base viso ho usato She's Sculpt di Patrick Ta, che era anche nella bag di questo mese, ne parleremo a breve. Mentre come blush illuminanti, qualcosa che non erano nella bag, anche se vi li ho già mostrati, li ho usati più volte. E si tratta, uno, il blush è questo, messo veramente dosato, è il Pink Shock dei Cream Color Base di MAC, che ripeto, secondo me è un colore che adesso va molto. E come illuminante questo bellissimo illuminante di Rare Beauty, che è il Mesmerize, è stupendo, tende al rosato, mi piace moltissimo.
Mentre sugli occhi ho utilizzato, e poi ve lo recensirò, farò un video in cui vi recensisco tutte le ultime novità che ho provato, e sicuramente ci sarà anche lui, che è l'unico ombretto che ho sulla palpebra, è uno di questi nuovi pop shot di Charlotte Tilbury, e questo è nella colorazione Smoky Quartz, bellissimo. Sulle labbra rimaniamo in casa Charlotte Tilbury. E spero che non si sia sbavato già tutto. Ed è questo il colore Pillow Talk, manco a dirlo, di questi che dovrebbero essere gli Happy Kiss, però non ho quella scatolina. E sapete, quelli che ruotate e poi però non tornano più indietro. Molto confortevole. Sembra un lip balm colorato, ma dà una bella luminosità, una bella polposità alle labbra. Mi piace molto questo prodotto. Va bene. Allora, a noi. Partiamo con i prodotti che non sono make-up e poi svuotiamo la bag insieme. Allora, i prodotti che non sono make-up sono uno shampoo. Sapete che io lavo spesso i capelli in piscina e ultimamente però mi scoccia portare shampoo tanto grossi perché mi occupano tanto spazio nella sacca, pesano, eccetera. Allora, guardando un po' nelle scorte, nelle travel size che ho inserito nella mia borsa del nuoto questo shampoo di Briogeo. Briogeo è un brand professionale piuttosto costoso. Questo prodotto mi è stato inviato da Cult Beauty in una bag con un ordine, non so se ve lo ricordate, ve l'avevo mostrata, mi avevano mandato una bag molto ricca con tanti prodotti all'interno. Tra questi prodotti c'era questo shampoo da 59 ml, che comunque sono parecchi. Il nome è Scalp Revival ed è praticamente uno shampoo con carbone, olio di cocco che è fotonico sui capelli. Ai tempi, quando ero abbastanza squattrinata all'università, i miei impacchi erano proprio impacchi di olio di cocco, punto. Cioè, inumidivo i capelli, li tamponavo con l'asciugamano, mettevo l'olio di cocco, facevo le mie faccende per ore e poi andavo a fare il mio classico shampoo. Capelli meravigliosi. E questo è uno shampoo particolare, terminato del tutto, lo vedrete nei finiti, perché ha proprio questi granelli neri, piccoli, 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 e voi andate a lavare la testa, dovete massaggiare bene lo scalpo e vanno proprio a scrubbarlo, quindi a togliere tutti quei residui di, nel mio caso poteva essere cloro, piuttosto che sebo, sudore, inquinamento, polvere, ma se anche come me ogni tanto usate shampoo a secco o lacca o prodotti per lo styling, insomma, una volta a settimana in piscina facevo lui, mentre quando lavavo i capelli a casa usavo altro. Mi è piaciuto tantissimo, sentivo proprio la cute ben detersa ma per nulla aggredita, non va a seccare le lunghezze o le punte. È un prodotto stupendo, per me vale la spesa. È un prodotto che costa di più, ma non trovate niente di simile sugli scaffali del supermercato. Ci sono tanti shampoo ottimi, ottimi al supermercato, ma qualcosa del genere io non l'ho mai visto. Potreste dirmi, Marti, ma nel video dei preferiti ci avevi anche mostrato lo shampoo scrub di Christophe Robin. La funzione, che tra l'altro è quello che ho usato oggi, la funzione è la stessa, ma sono due prodotti molto molto diversi. Ad esempio, questo fa poca poca schiuma, invece quello di Christophe Robin tantissima. Ne basta una quantità minima e fa tantissima schiuma. Qua ne devo usare un po' di più, in quello di Christophe Robin ne basta davvero una mezza unghia per fare tutta la testa. Poi, quindi poca schiuma, molta schiuma, un po' più di prodotto, meno prodotto, e poi la differenza è che qua i granuli sono proprio sottili, 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 in una noce di prodotto ce ne saranno a migliaia, quindi sentite proprio che scrabba. In quello di Christophe Robin è come se ci fosse del sale grosso emulsionato a una crema lavante. Quindi sono grani più spessi e alla fine non so quanto poi effettivamente scrabbino. Il risultato sui miei capelli e sulla mia cute è ottimo in entrambi i casi. Ricomprerei tutti e due i prodotti. Adesso ho in doccia quello di Christophe Robin che sto usando con grande soddisfazione. Quale vi consiglio? Non lo so, cioè sinceramente non lo so. Dipende, se non vi dà fastidio il fatto che faccia poca schiuma, forse
Per efficacia scrubbante vi direi lui. Se invece volete la schiuma, Christophe Robin. Però sono due ottimi prodotti. Per quanto riguarda la skincare, sto usando le solite cose, qualche novità, ma insomma nulla di cui mi senta di parlarvi al momento, ma c'è un prodotto che mi ha cambiato la pelle. Un prodotto che sulla mia pelle fa la differenza, la fa diventare setosa, levigata, affina la texture. Rasenta alla perfezione quando lo uso con costanza ed è un siero che ne ho quasi finito, un siero che mi è stato inviato da Stilvana. Il brand è Bellflower e è un siero alla vitamina C al 20%, quindi acido ascorbico. Allora, il PAO è molto molto breve, lo so per certo perché l'ho letto da qualche parte e infatti mi sono detta, mi sono segnata quando l'ho aperto per non farlo andare male. È un siero alla vitamina C, infatti il boccettino è opaco, è uno dei pochi prodotti di cui ho conservato la scatola e lo tengo nel mobiletto in bagno per tenerlo quanto più possibile lontano dalle fonti di luce o calore, perché sapete che è un prodotto molto instabile. È una pipetta. Dentro avete questo siero olio arancione, la consistenza è leggermente oleosa. Io lo applico tra due prodotti idratanti, cioè metto un tonico Essence all'acido ialuronico dopo essermi lavata il viso, metto il contorno occhi, poi vado con lui solo alla sera e dopo metto la mia Water Bank di Laneige, che è una crema molto idratante. Al mattino ho una pelle, guardate ragazze, credetemi, stupenda, stupenda. È un prodotto che uso la sera perché è un siero dalla consistenza oleosa e sulla mia pelle mista ho paura che di giorno non vada bene, ma non solo per quello, perché c'è anche scritto che dice che dato che all'interno un alto contenuto di vitamina C pura può dare qualche fastidio. E può fare un rumore quando lo si apre, ma io non ho mai sentito nulla, nulla. Dice che appunto il colore del prodotto nel tempo può diventare un pochino più scuro, dice che è un fenomeno comune e dice, ecco, l'ho letto qua, di utilizzarlo 2 mesi dopo l'apertura. Io sono a pelo ma lo sto finendo, quindi è sicuramente uno di quei prodotti che dovete aprire, usare lui e basta. E dice appunto di tenerlo lontano dalla luce, dal calore, dall'aria, quindi puoi richiuderlo subito dopo averlo utilizzato. E dice che potreste sentire un leggero pizzicore, ma a me non ha mai dato fastidio e lo uso tutte le sere. Dice assolutamente di evitare di usare questo siero in combinata con prodotti che abbiano al loro interno alfa idrossiacidi o beta idrossiacidi. È per questo che io uso semplicemente un tonico un po' più cremoso, un po' più ricco all'acido ialuronico, il contorno occhi e la crema Water Bank, perché sono certa che non hanno acidi al loro interno. E all'inizio, i primi 2-3 giorni, sento la pelle, il giorno dopo, scusate, ho la pelle con qualche imperfezione, come se buttasse fuori le impurità, ma tenete duro perché dopo 2 o 3 giorni vi diventa una pelle perfetta e poi rimane così. Io questo è un prodottino che vi consiglio di tenere d'occhio. Poi, per quanto riguarda un'ultima cosa al corpo, anche qua mi sono messa nella sacca del nuoto questo bagnoschiuma, che è dei Tesori d'Oriente, mi è comodo perché lo appendo proprio in doccia, ed è Byzantinum, doccia crema aromatico, rosa nera e lavandano. Allora, non ve lo mostro perché sia un bagnoschiuma particolarmente emolliente, idratante, anche se essendo in crema devo dire che è molto delicato sulla pelle. A volte se i detergenti sono troppo aggressivi mi viene da scorticarmi, da grattare, invece non è il caso di questo bagno crema che è veramente delicato sulla mia pelle, almeno non mi provoca nessuna reazione. Io ho una pelle molto sensibile, quindi sono rari i bagnoschiuma che non mi danno fastidio e questo è uno di quello. Ma oggi ve lo voglio mostrare per il profumo.
Il profumo è qualcosa che mi fa impazzire. Infatti voglio prendere, sapete che adesso l'ho finito, ma ho usato tantissimo questo vaniglia e zenzero. Per me, per il periodo freddo, è un profumo che è al pari di tanti altri che costano 10 volte di più. Mi piace moltissimo e voglio prendere adesso il profumo di questo bagnoschiuma qua, che è ottimo. Però, mentre mi lavavo, dicevo: caspita, però questo bagnoschiuma mi ricorda qualcosa, mi ricorda un profumo, mi ricorda. Mi è venuto in mente, ragazze, è lo stesso identico profumo di questo di Montale, che è Sweet Oriental Dream. Se qualcuno di voi possiede o ha sentito questo profumo, ecco, compratevi anche, tanto già che avete fatto 30, perché i profumi di Montale non sono proprio economici, fate 31 e compratevi questo bagnoschiuma. O se volete comprare questo profumo ma non sapete se fa il caso vostro, lo potete comprare solo online, compratevi questo bagnoschiuma. Sentite un po' se vi piace sentirvi questa fragranza addosso, perché per me sono molto molto simili. Se invece vi piace lui ma non avete la possibilità o voglia di spendere per un profumo di Montale, compratevi questo in abbinata al suo profumino e secondo me ci siete. Mamma, che voglia di riutilizzare questo profumo! È che lo sento un po' più da profumo verso la primavera, non è ancora il suo momento. Il profumo che più ho usato questo meno, che ho usato questo mese, oltre a questo di Tesori d'Oriente che ho proprio terminato settimana scorsa, è stato Manifesto di Yves Saint Laurent, che mi metto anche questa sera perché tra poco devo uscire. Stupendo. Ed è un profumo che mi piace tantissimo, perché è un profumo non di nicchia, di profumeria commerciale, ma non troppo inflazionato, cioè non è un profumo che sentite addosso a chiunque, tipo quelli di Narciso Rodriguez, che a me piacciono, però li sentite ovunque, La Vie Belle, J'adore, tutti buoni profumi, però che in effetti si sentono molto spesso in giro. Questo invece è uno di quei profumi di nicchia, pur essendo commerciale, e a me piace tantissimo, non è scontato, è di carattere, mi dura per ore, me lo sento sulla sciarpa i giorni dopo, e allo stesso tempo però non è uno di quei profumi troppo pesanti da mal di testa. Il viola, cioè, è proprio un profumo da usare autunno-inverno, e è sempre stato un profumo dolce, per nulla stucchevole, però sensuale, con un fondo un po' strong, passatemi il termine, spero di essermi spiegata un po'. Comunque ve ne avevo parlato, secondo me, in un video più nello specifico, adesso il tempo è poco, però è un profumo che io vedo quando sto passando da una stagione all'altra e quindi magari non voglio né qualcosa di troppo dolce, floreale, fresco, né di troppo intenso e molto invernalone. E lo userò ancora, me lo terrò ancora qui per il mese di marzo e magari spero di portarlo a termine perché ce l'ho da tanto tempo. Passiamo al make-up. Allora, fondotinta. Fondotinta che ho usato questo mese, il Dior Backstage Face and Body, che me ho terminato, ma mi ha accompagnato praticamente per tutti questi 2 mesi. È un fondotinta che amo molto, uno dei miei preferiti in assoluto di sempre, un fondotinta che prima o poi ricomprerò, e ve lo dico sempre, se dovessi sposarmi domani, probabilmente sarebbe il fondotinta che sceglierei per quel giorno, perché adesso me lo taglio, perché è sottile, impercettibile, leviga, non si vede ad occhio nudo sulla pelle, non mi fa lucidare eccessivamente, ma non è neanche troppo gessoso, asciutto. Ragazze, è stupendo, ma appunto l'ho terminato, cestinato, e allora per un uso quotidiano ho rimesso in pista lui, che è. Non ve lo faccio vedere perché ho toccato il pan e mi si è tutto crepato. Riesco a usarlo senza problemi, però se lo metto in verticale ho paura di fare un disastro. Vediamo se così riesco a mostrarvelo un po', ok? C'è stato un periodo in cui ne parlavano tutti, l'avevo acquistato anch'io, l'avevo utilizzato. Sapete che a me i fondi in polvere piacciono tanto. Quando ho iniziato a truccarmi usavo solo loro, in particolar modo quello di Too Faced, tantissimo, e poi quello di Puro Bio, nella colorazione 2, mamma mia quanti ne ho finiti. Tenevo il pack e compravo la cialda, usavo praticamente solo loro. E
E quindi l'ho voluto riprendere un fondo in polvere e mi era piaciuto anche tanto. Poi, presa dalle novità, l'avevo un po' accantonato. Adesso mi sono detta: ma sai che c'è? Visto che al mattino ho il tempo contato, questo mi permette di skippare lo step della cipria. Metto solo lui, lo tampono un po', riformo un po' e via. E devo dire che confermo a distanza di mesi, forse anche di un anno, questo fondotinta mi sta continuando a dare grandi soddisfazioni. A un prezzo non economico ma piuttosto contenuto, e se amate i fondotinta in polvere, io questo ve lo raccomando, mi piace tanto. E quindi niente, ho usato e penso continuerò ad usare lui. Mentre come correttore, non so adesso dove l'ho messo, eccolo qua. Ho ritirato fuori questo di Clio Makeup, che è l'Oh My Love nella colorazione 04, è quello che uso anche oggi. Mi piace tanto, è sottile, si autosetta, non va nelle pieghe. Io lo fisso sempre con un velo di cipria, ma mi dà l'idea di un correttore che non ha bisogno di cipria, se soprattutto avete un contorno occhi secco. E cos'altro? Mi piace, mi illumina, copre il giusto, una copertura direi media, non full, ma fa il suo lavoro, una bellissima riscoperta. Avevo iniziato ad usare, lo sapete, a gennaio lui, vedete che si vede che è parecchio consumato, che è di MAC, il 24 Hours Studio Fix, nella colorazione NW20, bellissimo prodotto, per certi versi molto 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 simile a quello di Clio, però qua percepisco un odore più intenso alcolico che qua non ravviso, e in più questo mi sembra un po' più liquido rispetto a questo, però sono molto simili, il finish è simile, tutti e due si autosettano e tutti e due danno una bella luce, sono sottili, insomma. Però sapete che ho avuto la disavventura della spugnetta che si è mozzata e sto ancora cercando di risolverlo. Boh, per ora rimane qua nel cassetto, ma a gennaio l'ho usato tantissimo, quindi mi sembrava giusto citarvelo. Poi, per quanto riguarda il viso, ho inserito come palette viso questa, che è la De Cali Contour di Smashbox. Non mi dilungo, ve ne ho già parlato tante volte, mi piace perché ha tutto l'occorrente. Questa, non so se lo vedete, cipria, diciamo, molto pigmentata, è molto molto scavata, è del mio ombretto quotidiano. Io spesso non riesco a truccare gli occhi al mattino, quindi vado con lei su tutta la palpebra mobile per uniformarla, togliere rossori, venuzze, dare uno sguardo, l'idea di sguardo più fresco, riposato, abbondante mascara e basta. A volte metto nella piega, a seconda di come sono vestita, un po' più di terra fredda o calda, dipende. Uso questo illuminante qua, che è rosato, più adatto alla mia carnagione. Se le altre polveri mi piacciono molto, questa è quella un po' più deludente, nel senso che ci sono degli illuminanti migliori, tuttavia riesco ad utilizzarlo comunque. Non è sbam, anzi, è molto discreto, quindi per un uso quotidiano mi piace. Il blush è molto elegante, è un colore un po' passepartout che si abbina a qualsiasi make-up e a qualsiasi abito. E quindi quando sono di fretta è un salvavita. Io davvero riesco a fare make-up occhi, illuminante, bronzer, blush, ho tutto ciò che mi serve. L'unica cialda che non utilizzo è questa perché è un illuminante troppo troppo scuro per me. Però è una palette che tornassi indietro ricomprerei, ha un bellissimo specchio. Quest'anno mi piacerebbe terminare almeno questa cialda e bucarne almeno un'altra. Ecco, vorrei portarla un pochino avanti, anche perché vi dico la verità, sono polveri molto belle ancora, però un po' superate, perché sono parecchio polverose. Adesso esistono delle polveri più gelée, più sottili, più stratificabili, che non fanno folla, cioè non fanno polvere neanche in cialda, quindi sono comunque buone, ma c'è anche di meglio in commercio, devo essere sincera. In alternativa, sempre in polvere, ho usato veramente, oddio che condizioni, questo duo di Charlotte Tilbury, e a distanza di anni questo sì, che ha ancora una formula competitiva, questo sì, che mi sentirei di consigliarlo alle mie amiche ancora oggi, perché
Questo bronzer per le carnagioni chiare come le mie è stupendo perché non è troppo effetto umpalumpa, è un colore piuttosto neutro, molto bello, fondente con la pelle, setoso, e uso solo lui al mattino, riesco a dare sia tridimensionalità sia a scaldare un po' il mio pallore invernale, molto bello anche l'illuminante perché appunto è discretissimo, setoso, fa proprio un effetto, ho fatto una bella skincare, una bella pelle sana, non che bell'illuminante che hai. E quindi mi piace tanto, l'ho usata veramente con grande piacere, è stata una bellissima riscoperta e nulla, questo illuminante per un uso quotidiano, se si ha una cerimonia ed è giorno, non vogliamo avere un effetto fake sul viso, è stupenda. Mentre i blush sono stati due, uno è una novità ed è questo di Pat McGrath che ho preso con gli ultimi sconti nel Black Friday, ed è la colorazione Nude Venus 2, è un colore anche qua molto elegante, neutro, stupendo, leggermente satinato, non pensate a glitter o pagliuzze e cose, però riflette la luce, leggermente satin. Per un incarnato chiaro come il mio è perfetto, medio secondo me si può usare stratificando un po', se avete la pelle scura secondo me però questo colore non fa per voi, perché temo che non si vedrebbe stratificandolo un po'. È bello questo fatto che si possa stratificare perché potete ottenere l'intensità che volete, ma se siete una dark skin no. Però la formula è molto molto bella di questi blush, lì dipende poi dai vostri gusti, ma la formula merita, così come merita la formula dei Glowplay Blush. Questo mese, soprattutto di febbraio, ho scoperto, riscoperto questo Cheer Up di MAC. È un colore rosa, dal vivo sembra ancora un po' più baby rispetto all'anteprima, e mi piace perché mi dà l'idea di look fresco, sano, e hanno questa consistenza bouncy, è stupendo, bello bello, Cheer Up anche qua per carnagioni chiare, medio chiare, di più ci sono altre colorazioni che secondo me potrebbero donarvi di più, ma se avete una carnagione chiara, questo rosato anche per la primavera, Cheer Up, ricordatevelo, secondo me è stupendo. Poi, mentre in crema ho usato appunto questo duo di Patrick Ta, She's Tattooesque. Avete la parte in crema e la parte in polvere, me l'avete visto usare recentemente anche nei video, è quello che ho su oggi, mi piace tanto, mi sarebbe piaciuta anche una shade un po' più scura per quanto prendere un po' di colore, però ho paura che la 2 sia già un po' troppo per me. E quando ho usato questi prodotti in crema come blush in crema, spesso e volte ho abbinato di Nabla dei Two Reasons, aiuto, questo che Touch My Soul. Però due cose: uno, questo potrebbe non esserci, non è un gran prodotto secondo me e soprattutto mi fa desistere dall'acquistare altre colorazioni, mentre se potessi acquistare solo il blush almeno un'altra colorazione l'avrei presa, c'è ad esempio il nude che sembra essere molto bello. Questo è un rosso stupendo, veramente stupendo, effetto guanciotte arrossate dal freddo o scottate dal sole in estate, è bellissimo, bellissimo, si dosa bene. L'unica cosa che rispetto a quando l'ho comprato, vedete che è ancora molto pigmentato, si sfuma bene, l'avete visto anche in applicazione, ma lo trovo più asciutto. Non so se perché adesso fa molto freddo e quindi magari gli oli si sono un po' addensati, magari poi con la bella stagione si riammorbidirà un po', o se proprio si sta asciugando la formula. Se fosse così, caspita, cioè è relativamente nuovo, mi spiacerebbe. Quindi diciamo che ci aggiorniamo un po'. E poi, vabbè, non ve l'ho citata prima, ma Strobe Cream di MAC, quasi terminata, la uso pre-makeup, sia per dare luminosità, ma anche perché al mattino non ho tempo di fare una skincare completa, quindi questo mi aiuta molto. Come mascara, il mascara del mese, assolutamente questo di Rare Beauty, che però ahimè è praticamente terminato, proverò a fare ancora qualche applicazione, ma sta finendo. E poi ho messo in pista il Lashy Doll di Lancôme, che ho trovato nel calendario dell'avvento, è quello che uso anche oggi, ho bisogno di un po' di tempo in più. Il risultato è molto bello perché le ciglia sono separate, nere, allungate, molto bello, ma è un risultato molto discreto che secondo me si può ottenere con tanti altri mascara più economici.
Vi posso dire che nel mio caso non stampa né sopra né sotto, si comporta molto bene, però non so se vale la spesa, ci aggiorniamo. Eccomi qua, scusatemi, ma probabilmente blatteravo da troppo tempo e si è fermata la videocamera. Quindi terminiamo e è quasi vuota. Vi mostro ancora. Allora, vabbè, c'era questo che però vi devo dire la verità, ho usato poco. Anche lui l'ho usato molto durante l'anno perché era nel progetto smaltimento, però nello specifico in questi 2 mesi ho usato molto di più la Strobe Cream di MAC, ma questi due te penso rimarranno nella mia bag perché questo opacizzante effetto blur, anche se sulla mia pelle io non credo che faccia granché, anche se a onore del vero io non ho una pelle molto problematica da questo punto di vista. Comunque poi ne parleremo e sicuramente rimarrà lei perché mi è molto comoda al mattino. Per quanto riguarda le sopracciglia, lo sapete che in velocità io uso questo di Essence nella colorazione 04, questo è Ashy Brows e mi piace molto, me le pettina, mi riempie i buchetti, l'effetto è molto naturale anche perché spesso non truccando l'occhio nella quotidianità, se andasse a mettere la matita o una pomade, chiaramente sarebbe un effetto un po' troppo evidente. Invece questo rimane molto naturale. E poi finiamo con i prodotti occhi, che sono, allora, ho pensato, se uso abiti un po' più caldi, marroncini, mi sono messa questo ombretto liquido di Bernovich che è lo 05, l'ho usato tantissimo quando avevo quei 2 minuti in più al mattino su tutta la palpebra mobile o per un make up in velocità durante la giornata, è bellissimo, a me piace tanto, però Bernovich al momento che io sappia non spedisce in Italia, quindi è inutile che ve ne parli. Come ombretto invece più freddo, un po' più intenso, ho pensato anche se magari ho poco tempo, devo uscire magari alla sera o ho voglia comunque di un look un po' più intenso, sono vestita come oggi con colori un po' più freddi di Kiko, il famosissimo 05. Io questi matitoni continuo a consigliarveli. Ho pensato, visto che questo mese ho messo spesso maglioncini rosati, colore rosa, questo ombretto rosa shimmer luminoso di Make Up Forever, era della linea Acqua XL, mi sono pentita di aver preso solo questo perché sono prodotti straordinari. Questo è I80, ma non so se si trovano ancora. Sono ombretti fatti così, esistevano opachi e luminosi, molto spesso venivano usati anche come base. E vi dico che quando uso questi prodotti, tutti e tre, anche quello di Kiko, io non uso primer occhi perché so per certo che non mi andranno nelle pieghe, che dureranno perfettamente tutta la giornata. Hanno una lunghissima tenuta, sono molto belli e questo è un bel colore rosa neutro, solo lui, un velo di mascara, e questo di MAC, in genere l'abbinata era questa, veniva fuori un look davvero molto bello e fresco. Mentre per quanto riguarda la pochette è vuota, c'è solo questo bastoncino che è un bastoncino, sapete, dei diffusori per ambienti. Quando li finisco mi spiace buttare queste bacchette e quindi, anche perché profumano molto, sono impregnate di profumo, se venite a casa mia potreste trovarle ovunque, nei cassetti delle mutande, dei calzini, dei grembiuli, della cucina, degli asciugamani da bagno, ovunque. E mi sono messa uno anche qua per profumare la pochette, vabbè. E così adesso poi me la vado a riempire cambiando un po' prodotti. Per quanto riguarda le labbra, due. Allora, la mia combo del 70% delle mie giornate è stata matitina Pillow Talk di Charlotte Tilbury, che si sta consumando sempre di più. Tra l'altro adesso dovrei ritemperarla. Mi piace molto perché secondo me fa il suo lavoro e è proprio del colore delle mie labbra, quindi la posso abbinare a tantissimi rossetti, tendenti più a rosato perché di base è rosata, però è proprio il colore delle mie labbra, quindi mi aiuta a definire i bordi che sono un po' irregolari e a far durare di più i prodotti. E in abbinata questo rossetto di Lancôme della linea L'Absolue Nu, non so se fosse un'edizione limitata, è piuttosto vecchiotto, è stato uno dei miei primissimi, se non il mio primo
lipstick costoso, è magnetico, è stupendo, è elegantissimo e questo è quello che ne rimane. Niente, praticamente niente, quindi me lo terrò in borsetta e lo userò ancora questi giorni che rimangono di febbraio e poi lo vedrete nei terminati, però la combo è stata questa. Mi mancherà anche lui, io mi affeziono ai prodotti e quando volevo qualcosa di un po' più marroncino usavo una qualsiasi matita marroncina, poteva essere la 8 di Collistar, ma anche questa, la marmotta di neve che uso molto spesso. E poi questo rossetto di MAC della linea Cream Sheen, molto confortevole, però è un'edizione limitata, si chiama Magic Spell, e questo è quello che ne rimane, ma al di là di tutto, per chi ho messo in pista lui, perché se sento l'odore non sa di rancido, non è andato a male, ma non ha più quel buon profumo vanigliato che hanno i rossetti MAC all'inizio. Visto che già uno mi è andato a male, non vorrei che andasse a male anche lui e quindi me lo sono messo un po' sott'occhio. Poi vedrò eventualmente, questo me lo tengo anche per il mese di marzo, se quando faccio il back to MAC sento che non ha più un buon profumo, do via anche lui, tanto comunque togliendo la plastichina è già parecchio usato anche lui, me lo godrò ancora questo mese e poi valuterò il da farsi. Purtroppo questo ragazzo ha degli anni, anni, è il mio primo rossetto costoso, tutti quelli che avevo comprato prima di lui penso di averli finiti perché all'epoca finivo tutti i prodotti. Sicuramente quelli di MAC li ho comprati dopo, eppure sono gli unici che mi vanno a male, perché quello là sa proprio di rancido, sapete che l'ho messo per il back to MAC e questo comunque non ha più il profumo che aveva prima, quindi siamo sulla strada, anche sulla cattiva strada anche per lui. Non mi è mai successo con nessun altro brand, nessun altro marchio e parlando con la mia amica Clara, che anche lei era appassionata make-up, aveva tantissimi rossetti, poi lei non ha più acquistato e sta smaltendo le cose che aveva acquistato ancora anni fa e mi dice sono ancora tutti in ottime condizioni tranne quelle di MAC, non sai quanti ne ho dovuti cestinare. Quindi occhio a comprare tanti rossetti MAC perché fanno questo scherzo. Questo ve lo ci tengo a dirvelo. Va bene, adesso io sono emozionata, vado a prepararmi la mia bag del mese di marzo e fatemi sapere se questa tipologia di video può interessarvi, può piacervi o se preferite invece vedere a inizio mese i prodotti che scelgo. Per me non cambia nulla, quindi scrivetemi giù nei commenti, io vi mando un grosso bacio e come sempre se vi va noi ci vediamo al prossimo video. No.